alzi il responso delle urne. Allora, gli aspetti economici della situazione che stiamo vivendo, le conseguenze poi dirette alla fine della guerra, sono sempre in primissimo piano. C'è attesa per l'apertura dei mercati dopo lo scivolone di venerdì. I riflettori sono puntati sulla Federal Reserve, che mercoledì potrebbe alzare nuovamente i tassi. Gli investitori europei hanno reagito con un'ondata di vendite all'annuncio della BCE di aumentare per la prima volta da 10 anni il costo del denaro e lo spread è balzato a 234 punti. Per Roberto Perotti, docente di economia politica alla Bocconi, questo non dovrebbe comportare nell'immediato un cambiamento della strategia economica. La politica restrittiva della BCE è restrittiva in senso ancora piuttosto blando e lo sarà per parecchio tempo, quindi non è il caso, secondo me, per il momento di cambiare politiche economiche in previsione di qualcosa che potrebbe non avvenire. Ricordiamo che esiste uno scudo antispread che fu istituito nel 2012 da Draghi e che però richiede a condizionalità, cioè che il governo italiano si assoggetti a condizioni imposte dall'Europa e non è chiaro che un governo di qualsiasi natura voglia farlo. Per ridare fiato ai salari impoveriti dall'inflazione ci sarà un primo intervento sul cuneo fiscale nel prossimo decreto del governo, atteso a luglio, tra 8 e 9 miliardi, ma potrebbe arrivare anche a 12. Per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 7 luglio, serve 1 miliardo al mese. Resta il nodo della stretta creditizia a famiglie e imprese da parte delle banche, nonostante il rialzo dei tassi di interesse. La BCE sta cercando di limitare l'erogazione del credito ai territori per non appesantire ulteriormente i bilanci delle banche. Questo a noi non piace perché viene meno automaticamente quel ruolo sociale delle banche che per tanti anni hanno avuto all'interno del territorio nazionale italiano. Allora, eccoci qua. Se questa è la situazione.